Montesilvano dice no, e questo è il nome del comitato cittadino nato per esprimere il voto contrario al referendum che nel prossimo autunno vedrà gli italiani esprimersi sulla riforma costituzionale fortemente voluta dal governo Renzi. Promotrice del comitato, il consigliere comunale Valentina Di Felice. Tutti noi, da un confronto collegiale, abbiamo condiviso le numerosissime ragioni del no, ha spiegato. Un no decisamente politico, ma indubbiamente anche supportato da tantissime motivazioni di carattere tecnico che da settembre spiegheremo alla città. Io personalmente, ma in maniera condivisa con tutti i consiglieri della città di Montesilvano, unitamente alla giunta e al primo cittadino, abbiamo una visione chiara, decisa e precisa di come votare. Voteremo sicuramente no, quindi tutti insieme a gran voce invitiamo a partecipare alla votazione del prossimo referendum, presumibilmente di ottobre, e votare appunto no. Sicuramente le motivazioni principali sono da ricondurre ad una non risparmio dei costi della politica, a un bicameralismo che è perfetto, probabilmente non è a causa di una sovrapposizione di competenze poco chiare tra il Parlamento e quello che dovrebbe essere il nuovo Senato, e tutta una serie di altre ragioni che spiegheremo nelle prossime sedute ai nostri concittadini attraverso dei banchetti. Parlare con le donne in maniera particolare, perché poi...